Amici e amiche carissime, Maria a tutti, bentornati a una nuova puntata del ciclo di catechesi della Madonna negli scritti di Maria Valtorta, che oggi va in onda alla vigilia dell'importante ricorrenza mariana della Madonna del Carmine, cosiddetta della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, che ritorna domani, giorno in cui i devoti della Madonna rinnovano il proprio amore, la propria devozione a lei, anche attraverso la pratica dell'indossare lo scapolare della Beata Vergine Maria, che è un sacramentale molto bello, molto efficace e molto importante, ecco, per cui ci introduciamo in questa grande giornata mariana, questa sera ascoltando delle bellissime parole dalle labbra della Madonna stessa. Chi segue regolarmente queste catechesi ricorderà che stiamo seguendo ormai da due puntate la storia dentro l'orizzonte, diciamo, prospettico di Maria come Madre di Misericordia, la storia della conversione della giovane Mima, giovanissima Mima siracusana di nome Aglae, molto molto giovane, che ha raccontato tutta quanta la sua storia a Maria Santissima. Questa 26enne bellissima, ecco, però evidentemente siamo arrivati a seguire tutta quanta la sua vicenda, che aveva delle conclusioni drammatiche lì dove ci siamo fermati. A un certo punto la Madonna gli esce la frase: come è difficile essere redentori. Dico queste cose poi ci colleghiamo all'ultima puntata, perché non avesse seguito anche le precedenti. E la Madonna dice questa cosa non certamente per senso di ribrezzo o di giudizio nei confronti dei pur gravissimi peccati di questa giovane, ma per tutto il contorno, quindi per tutto quello che dal suo racconto stesso emerge, che ha cercato in tutti i modi di ostacolarne l'accostamento a Gesù e al suo perdono. Ecco, quindi la gente continuava a dargli fastidio, insomma, o addirittura chi voleva usarla per tentare nostro Signore Gesù Cristo, insomma, no? Quando Gesù scacciava dall'acqua speciosa, insomma, tutte queste cose, queste insidie infernali, questi bastoni tra le ruote, ecco, che si frappongono anche nella grande opera della conversione, soprattutto nella grande opera della conversione di una persona che è vissuta lontano da Dio, che purtroppo anche Gesù in persona ha dovuto subire, ed anche le anime entrate in qualche modo in contatto diretto con lui e col suo entourage, con i suoi apostoli. Sappiamo che dietro la conversione di questa ragazza c'è stata la presenza umile, discreta, amorevole e costante di Sant'Andrea Apostolo, l'abbiamo visto nelle puntate precedenti, no? Quindi io riprendo la lettura dalle ultime cose con cui ci siamo lasciati e poi proseguiamo e sentiremo, dopo questo lungo ascolto di Maria Santissima, le parole che la Madonna rivolge a quest'anima. Speriamo, insomma, perché sono parole come sempre piene di amore e commoventi, quindi che toccano i cuori e che fanno trasparire al vivo questo cuore addolorato e immacolato di Maria, pieno di bontà, di amore e di misericordia, ecco, soprattutto verso coloro che, lontani da Dio, si riavvicinano sinceramente pentiti di tutto quello che hanno fatto e dell'orrore che hanno vissuto, come era questa ragazza, insomma, no? La testimonianza di questa ragazza dovrebbe essere, a mio avviso, molto letta e molto conosciuta, perché credo che non poche 26enni, ecco, si trovino oggi in condizioni analoghe a quelle di questa povera ragazza, e apparentemente, specialmente in questi tempi estivi, insomma, sembrano gaudenti, felici, ecco, provocanti, bellissime, tutte in tiro, ecco, sempre affascinantissime, seduttrici. Ripeto, sempre con un ostentato sorriso a 32 denti sulla bocca, ma un sacerdote sa che dietro quella facciata, e questo speriamo che ce ne convinciamo un po' tutti, c'è la morte.
Ecco, c'è proprio l'orrore. C'è una coscienza che nei momenti di solitudine che tutti quanti abbiamo, tutti siamo da soli, magari prima di andare a letto in qualche momento della giornata, per quanto cerchiamo di stordirci, magari a musica o televisione sempre accesa, però ogni tanto quella morte, quel vuoto che ci si porta dentro, e che se si ascoltano bene alcune canzoni anche di acclamati artisti musicali, rock o no, se si ascoltano con attenzione si vede, come anche dai cuori di questi fratelli, di queste sorelle, perché tali sono anche i cantanti e le cantanti, traspare la sofferenza, l'angoscia di una vita che apparentemente dovrebbe ritenersi carente di nulla. Cosa vuoi di più? Hai tutto il successo che vuoi, la gente ti acclama, anzi addirittura ti adora mettendoti proprio al posto di Dio, soldi a palate che non sai come spenderli, non sai che farne, tutti quanti gli sfizi tolti, tutte quante i desideri soddisfatti, tutte le donne e gli uomini a tua disposizione, tanto quanto ne vuoi, come ne vuoi, di qualunque colore ne vuoi, insomma non fa niente, oggi è tutto concesso, tutto consentito, insomma assolutamente tutto lecito secondo la mentalità dominante, quindi 3, 4, 5, 6, 7 partners, come li chiamano così, etero, uomo, non fa niente, insomma non, quindi non c'è nessun problema, no? Ecco, quindi il soddisfacimento di tutte quante le brame dell'io. Ma questi fratelli e queste sorelle, ecco, possono ostentare, parlare, dire tutto quello che vogliono, possono fuggire da tutti, possono ingannare tutti, ma non possono fuggire dalla voce della coscienza, che nei momenti in cui è inevitabile qualche volta stare da soli, urla. E a volte su questa voce purtroppo ci si inserisce, anzi si sovrappone il fiato satanico a dire sparati, buttati dalla finestra, guarda, sembra che tutto invece non c'è niente, disgraziato che hai fatto, no? Quindi è importantissimo dare speranza, c'è speranza per tutti, anche per evidentemente questi fratelli e sorelle che per i quali forse la bellezza, forse il successo, forse il talento, che di per sé sono cose non negative di per sé, ma è molto facile per come siamo ridotti oggi noi, post peccato originale, che si traducano nella nostra condanna, nella nostra rovina più che altro, più che nella nostra condanna. Bene, quindi adesso riprendiamo la lettura. Dice Maria si alza in piedi mormorando, quindi riprendo da quest'ultimo capoverso, anche se l'abbiamo già letto. Com'è difficile essere redentori, affanna quasi. Aglaia, che sente il mormorio, intuisce l'atto e geme. Lo vedi che anche tu hai ribrezzo. Ora me ne vado, è finita per me. No, figlia, dice Maria, non è finita. Ora per te è inizio. Ascolta, povera anima, non gemo per te, ma per il mondo crudele. Non ti lascio andare, ma ti raccolgo, povera rondine sbattuta dalla bufera contro le mie pareti. Io ti porterò da Gesù ed egli ti dirà la tua via di redenzione. Ed è quello che qui dice la Madonna, è la sua specialità. Io ti porterò da Gesù. Ha portato lei e porta chiunque lo desideri. Non spero più, le ribatte. Il mondo ha ragione, non posso essere perdonata. E la Madonna risponde, dal mondo no, ma da Dio sì. Lascia che io ti parli in nome del supremo amore che mi ha dato un figlio perché io lo doni al mondo. Mi ha tratto dalla beata ignoranza della mia verginità consacrata perché il mondo avesse il perdono. Mi ha tratto non sangue dal parto, ma dal cuore,
col rivelarmi che la mia creatura è la gran vittima. Guardami, figlia. In questo cuore è una grande ferita. Geme da 30 e più anni e sempre più si allarga e mi consuma. Sai che nome ha? Dolore, dice la ragazza. No. Amore, risponde la Madonna. È amore questo che mi svena per fare che non sia solo il figlio nel salvare. È amore che mi dà fuoco perché io purifichi coloro che non osano andare al figlio mio. È amore che mi dà pianto perché io lavi i peccatori. Tu volevi la mia carezza, ti do le mie lacrime che ti fanno già bianca per poter guardare il mio Signore. Non piangere così. Non sei la sola peccatrice che viene al Signore e ne parte redenta. Altre ce ne furono, altre ce ne saranno. Dubiti che egli ti possa perdonare, ma non vedi in ogni cosa che ti è avvenuta un misterioso volere della bontà divina? Chi ti ha condotta in Giudea? Chi nella casa di Giovanni? Chi ti mise alla finestra quella mattina? Chi ti accese una luce per illuminarti le sue parole? Chi ti diede la capacità di comprendere che la carità, unita alla preghiera del beneficato, ottengono aiuto divino? Chi ti diede forza di fuggire dalla casa di Shammai? Chi di perseverare nelle prime giornate fino al suo arrivo? Chi ti portò sulla sua via? Chi ti fece capace di vivere da penitente per mondare sempre più l'anima tua? Chi ti rese anima di martire? Anima di credente, anima di perseverante, anima di pura. Prima di proseguire mi fermo, perché è molto importante notare alcuni passaggi. Ecco che qui il cuore di Maria traspare in maniera evidentissima, per cui non serve evidenziare l'infinita dolcezza, l'infinito amore, l'infinita tenerezza, l'infinita misericordia che sono già assolutamente trasparenti dalle parole che la Madonna dice. Manca qualcosa, mancherebbe sentirle pronunciare dalla sua voce, che chi lo sa com'è, sarà meravigliosa la voce di Maria Santissima, e poi vedere gli occhi con cui guardava questa ragazza. Purtroppo dobbiamo limitarci, ecco, a leggere un libro o ad ascoltare la lettura di queste parole, insomma, che certamente però, insomma, già il contenuto stesso delle parole rende qualcosa, no? Allora, la Madonna apre innanzitutto, illumina questa ragazza sull'infinita misericordia di Dio. È il mondo che non perdona. Il mondo, anche il mondo attuale, il mondo cosiddetto laico, il mondo perbenista, il mondo democratico, ecco, il mondo che ostenta rispetto e tolleranza, prova a sottrarti alle sue leggi e ai suoi schemi, poi vedrai se ottieni il perdono oppure no. È tutto un manto di super ipocrisia, insomma, quello che circola, però non voglio adesso parlare di queste cose che ci rovinano la bellezza di quello che stiamo vivendo. Comunque il mondo non perdona, ma Dio sì. E la Madonna si prende il sacrosanto diritto di parlare in nome del supremo amore, lei dice, perché quel supremo amore mi ha dato un figlio, perché io lo di al mondo, suo figlio è il Salvatore. Bellissima questa frase, mi ha tratto dalla beata ignoranza della mia verginità consacrata. La più bella delle ignoranze, ecco. Se qualcuno che ascoltasse questa chiamiamola catechesi, condivisione fraterna, avesse questa ignoranza, quindi l'ignoranza di non sapere cos'è assecondare in maniera ovviamente non santa le voglie del senso,
Ringrazi in ginocchio nostro Signore. Molto raro oggi, anche perché noi purtroppo, a differenza della Madonna, abbiamo dal peccato originale il fomite della concupiscenza. Comunque, bellissimo quello che dice la Madonna, mi ha dato la mia beata ignoranza. Questa frase ci dà anche l'occasione per riflettere sul fatto che molte cose il nostro Signore ce le lascia ignote, non perché non ci vuole bene, ma perché ci vuole bene, perché è beata ignoranza. Perché molte cose in questo mondo è meglio non saperle, piuttosto che saperle. Come dicono i libri sapienziali, chi accresce il sapere generalmente aumenta il dolore. Ecco. Va bene. E la Madonna indica a questa ragazza un cuore ferito. Cos'è questa ferita che c'è nel cuore? Dolore? No. Questa ferita è amore. Amore che mi svena, che mi dà fuoco, che mi dà pianto e lacrime che ti lavano. Queste parole possiamo assolutamente sentircele e dobbiamo assolutamente ritenere che la Madonna le pronuncerebbe con me e con te, senza nessunissima differenza. È la sua missione, è il suo compito, è il suo ministero. Amore che mi dà fuoco, perché io purifico coloro che non osano andare al figlio mio. Ecco perché la Madonna è una via privilegiata di accesso al Signore. Amore che mi svena, perché il figlio non sia solo nel salvare. La Madonna non ha versato il sangue materiale, ma ha versato tutto il sangue spirituale attraverso le sofferenze offerte e sofferte per amore. Ti do le mie lacrime che ti fanno già bianca. La Madonna sicuramente, se qualche volta abbiamo peccato, ha pianto sui miei e sui tuoi peccati, senza nessunissimo dubbio. E che dobbiamo dire? Dice, mo devo pensare che ho fatto piangere la Madonna. Eh sì, figlio mio, eh sì, figlia mia. Dobbiamo pure pensare che abbiamo svenato il figlio di Dio, cioè che il nostro Signore Gesù ha versato il sangue a causa mia. Se qualcuno vuole sentirsi, vuole chiamarsi fuori, ma sappia che nessuno si può chiamare fuori, faccia pure, ma a causa mia. L'agnello è stato svenato non soltanto spiritualmente ma anche materialmente, e a causa mia la Madonna ha pianto e piange per la mia conversione, per la mia santificazione, quando mi vede allontanarmi dalle vie del Signore o non essere sufficientemente perfetto come magari il Signore desidererebbe che io lo fossi, eccetera eccetera. Dobbiamo pensarci a queste cose, fa molto bene pensarci. Dubiti che egli ti possa perdonare? Qui la Madonna fa un exploit, questo che mi sono fermato. Allora, vedete, le storie di conversione sono storie di tutta una serie di operazioni compiute dalla grazia, e che certamente la creatura asseconda, perché la grazia lavora con tutti, ma non tutti si convertono. Perché? Perché non tutti assecondano l'azione della grazia. La Madonna glielo fa con la sua sapienza vedere piano piano. Comincia a Bovo, chi ti ha condotta in Giudea, cioè dalle terre in cui stava, è scappata dal suo aguzzino romano, la casa di Giovanni, dove si trovava quando incontrò Gesù, sono le puntate precedenti, no? Chi ti mise alla finestra quella mattina? Lei era diventata la schiavetta di Shammai. Chi ti diede la capacità di comprendere che la carità unita alla preghiera del beneficato, eccetera, eccetera. Chi ti diede forza di fuggire? Chi di perseverare nelle prime giornate fino al suo arrivo? Chi ti portò sulla sua via? Chi ti fece capace di vivere da penitente per mondare l'anima tua? Tutta quanta questa serie di operazioni a cui questa ragazza ha cooperato con atti liberi e volontari, perché la conversione è un dono del Signore che viene dalla sua iniziativa, ma chiede una serie, se lei non fosse scappata da Shammai,
se lei, non avendo trovato Gesù, non avesse avuto la forza di perseverare fino al suo arrivo, e questo ha costato sacrificio, questa storia non l'avremmo letta. E l'ultima cosa che dice la Madonna: chi ti rese anima di martire, anima di credente, anima di perseverante, anima di pura? Qui adesso, da quello che vedremo che la Madonna dice, si capisce che la ragazza stava scuotendo il capo. Dice: ma scusa un attimo, ma anima di pura a me, con tutto quello che ho fatto, con tutti i peccati di lussuria innominabili che non gli erano nominati alla Madonna, insomma, per rispetto e per ritegno, insomma, della sua santità e della sua purezza. Però la Madonna la previene, la vede che scuote il capo e le dice queste parole. Proseguiamo la lettura. Sì, non scuotere il capo. Credi tu che sia puro solo chi non ha conosciuto il senso? Credi tu che l'anima non possa tornare mai più vergine e bella? Oh figlia, ma farò la mia purezza, che è tutta grazia del Signore, e la tua eroica ascesa a ritroso verso la vetta della tua purezza perduta, credi che è più grande la tua. Queste sono parole di grande umiltà e di grande speranza che la Madonna infonde, no? Tu la costruisci contro il senso, il bisogno e l'abitudine. Per me la dote è naturale come il respiro. Tu devi stroncare il pensiero, gli affetti, la carne, per non ricordare, per non appetire, per non secondare. Io, oh, può mai una creaturina di poche ore desiderare la carne? E ne ha merito di non farlo? Così io non so che sia. Questa tragica fame che ha fatto dell'umanità una vittima, io non so altro che la santissima fame di Dio. Queste parole, a mio avviso, sono da incorniciare e da meditare. La fame di cui parla la Madonna è la fame dei sensi, è la fame dei lussuriosi, è la fame della lussuria. Guardate, figlioli miei cari, che io adesso ho un pochino di tempo che sto parlando più di cose belle e di divina volontà, perché di queste cose meno belle ne ho ultra parlato negli anni passati, ma quindi non ha senso ripetere sempre le stesse cose, cioè, anche perché, essendo tutto presente online, chi desidera, insomma, affrontare questi argomenti sa dove trovarli. Però la montagna di fango della lussuria non è diminuita rispetto a quando facevo le catechesi sul sesto comandamento e su altre cose. È aumentata, continua ad aumentare come marea montante, insomma, di giorno in giorno. È l'idolo degli idoli in questo momento, veramente è un obbrobrio. E quindi queste parole che la Madonna dice sono per tutti. Cioè, è difficile oggi sfuggire a questo cancro, urca se è difficile. Anche perché di anime pure ce ne stanno poche. Quindi, quando uno ha fatto esperienza del vizio, del male, anche dei piaceri che questo comporta, dire di no, tornare indietro, spezzare questi desideri, no? Non è facile. Certamente non è facile. Ed è meritorio. E Dio questo lo gradisce. È bellissimo che la Madonna, ecco, viene in nostro aiuto pur dicendo: io non so che cosa sia questa tragica fame che ha fatto dell'umanità una vittima, la sua beata ignoranza. E questa beata ignoranza oggi è custodita dalle anime vergini, sia femminili che, perdonatemi, maschili. Ci sono anche i vergini, almeno in parte. Ed è custodita anche da chi, dopo una vita di peccato, taglia come aglae. Taglia o semplicemente per continuare a vivere la dimensione della sessualità in maniera santa e benedetta dal Signore, ossia dentro il matrimonio,
tra un uomo e una donna, celebrato nella forma del sacramento, oppure sceglie la castità. Punto. E sono queste le anime che tengono ancora un pochino, come dire, un po' l'atmosfera ammorbata, insomma, di questo mondo, un minimo respirabile. Proseguo la lettura. Io non so altro che la santissima fame di Dio. Questa fame dovremmo tutti quanti riscoprirla. Evidentemente chi va presso alle voglie dei sensi non sentirà mai la fame di Dio. Mai. Sono proprio due, come dire, due appetiti, direbbero gli autori classici, penso San Giovanni della Croce, assolutamente inconciliabili. Se c'è fame di senso, non c'è fede, non c'è fame di spirito. Se c'hai fame di piaceri carnali, non hai fame di piaceri spirituali. Se hai fame di lussuria, non hai fame di Dio, sicuro. Io non so altro che la santissima fame di Dio, ma tu questa non la conoscevi e da te l'hai appresa. Ma tu l'altra tragica e orrenda l'hai domata per amore di Dio. Tuo unico amore ora. Sorridi, figlia della misericordia divina. Mio figlio fa in te ciò che ti ha detto ad Ebron. Lo ha già fatto. Ad Ebron gli disse la prima volta che lo incontrò, perché non lo ricordo, dice: mio nome significa Salvatore, e io do salvezza a chiunque la voglia. Mio figlio fa in te ciò che ti ha detto ad Hebron, la prima volta che lo incontrò appunto nella casa di Shammai, lo ha già fatto. Tu sei già salvata, attenzione, perché hai avuto la buona volontà di salvarti. Il Gloria che gli angeli dissero la notte di Natale, è vero che letteralmente parlando, nel testo greco c'è scritto pace in terra agli uomini che Dio ama. Ok? Ma anche qui facciamo come il pro multis della consacrazione. Quali sono gli uomini amati da Dio? A quale tra le varie categorie di uomini amati da Dio faceva riferimento il cantico degli angeli? Dio ama tutti gli uomini in quanto sue creature. Questo è evidente. Cioè, non è che qualcuno può dubitare che Dio ami qualcuno e non qualcun altro. Questo è ovvio, spero. Ma il fatto che Dio ami tutti gli uomini significa che tutti gli uomini sono amici suoi, riconoscono e accolgono questo amore, andranno tutti in paradiso, nonostante l'amore infinito è di Dio, nonostante che Gesù abbia versato fino all'ultima goccia di sangue per ogni e ciascuna creatura, nessuna esclusa. Questo è la famosa disputa sul pro multis, no? Che, attenzione, nel testo latino viene detto pro multis, non per tutti. È certo che nell'intenzionalità di Dio il sangue è versato per tutti. È così come Dio ama tutti. Ma chi è che rende questo amore di Dio efficace? Chi lo accoglie? Chi è che rende il sangue di Cristo uno sparso invano? Chi lo accoglie? Allora c'è un amore, come dire, una seconda, diciamo così, prospettiva dell'amore, che non è che esclude la prima, cioè non è che Dio ama i buoni e odia i cattivi, no, ma è chiaro che Dio ama di un amore di predilezione, di un amore di compiacenza, lo chiamano i classici autori, chi? Le persone di buona volontà, cioè quelli che dinanzi a tutto l'amore che Dio gli offre lo accolgono e cominciano un cammino di conversione. Perché? Perché questi renderanno quell'amore efficace. Gli altri, con tutto l'amore che Dio ha,
Lo renderanno inefficaci perché, nonostante l'amore infinito di Dio, la dannazione è una possibilità reale e non remota. D'accordo? Perché Dio non forza, non violenta le porte della nostra volontà e non prescinde mai dalla nostra libertà. Non lo farà mai questo qui. Allora, tu sei già salvata perché ho avuto buona volontà di salvarti. Quindi, certo che gli angeli hanno detto pace in terra agli uomini che Dio ama, ma a quale categoria di uomini facevano riferimento? Tutti gli uomini in quanto oggetto dell'amore di Dio, in quanto loro creatore, o gli uomini in quanto oggetto dell'amore compiaciuto di Dio, in quanto accoglienti quell'amore e ricambianti quell'amore e quindi candidati a diventare cittadini del cielo, dopo essere stati sereni e santi cittadini della terra? Quindi occorre sempre articolare bene le considerazioni, no? Tu sei già salvata perché hai avuto buona volontà di salvarti. Perché hai appreso la purezza, il dolore, il bene. L'anima è rinata. Le anime possono rinascere. Gesù l'ha detto. Se uno non rinasce dall'alto, non può entrare nel regno di Dio. Nicodemo non aveva capito, diceva: come faccio a rientrare nel grembo di mia madre? Ma non si tratta di rientrare nel grembo di tua madre, deve rinascere la tua anima, non il tuo corpo. Sì, ti occorre la sua parola per dirti: in nome di Dio sei perdonata. Io questo non lo posso dire, ma ti do il mio bacio a promessa, a principio di perdono. Sentite la Madonna, no? Questi tutti quanti, quelli che temono che la Madonna faccia concorrenza al nostro Signore Gesù Cristo, ma basterebbe dire che la Madonna non è sacerdote, nemmeno è stata minimamente, come dire, partecipe del sacerdozio redentore in senso stretto di nostro Signore Gesù Cristo. Non posso dire la parola di perdono. Adesso non apriamo il campo del sacerdozio mistico di Maria perché sarebbe troppo ampio, no? Ma lei, pur essendo corredentrice, come abbiamo visto, pur essendo avendo partecipato in maniera del tutto peculiare alla redenzione, non può dire ti perdono. Un sacerdote può dirlo. E in nome di Gesù, lei no. Ti do il mio bacio, perché lo conosce bene il suo Signore Gesù, a promesse a principio di perdono. O Spirito Eterno, adesso questa bellissima espressione, un poco di te è sempre nella tua Maria, un poco. Diciamo che qui la Madonna è umile, la piena di grazia, cioè lo Spirito Santo ci ha abitato stabilmente dentro la Madonna, no? E lascia che ella ti effonda, Spirito Santificatore, sulla creatura che piange e che spera. Ecco, questo è il grido accorato, ecco, di colei che desidera che la salvezza raggiunga tutti, no? Per il nostro figlio, Dio d'amore, salva costei che da Dio attende salvezza. La grazia di cui disse l'angelo che mi ha colmata si posi per un miracolo su costei e la sorregga sinché Gesù, il Salvatore benedetto, il supremo sacerdote, l'assolverà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. È notte, figlia, sei stanca e lacera. Vieni, riposa, domani partirai. Ti manderò presso una famiglia di onesti. Perché qui troppi vengono ormai, ti darò una veste in tutto simile alla mia. Sembrerai un'ebrea. E poiché rivedrò mio figlio solo in Giudea, perché la Pasqua si approssima e il 1 di aprile saremo a Betania, parlerò allora di te. Vieni alla casa di Simone lo Zelote, mi troverai e ti porterò a lui. Aglae piange ancora, ma ora con pace si è seduta per terra, anche Maria si è tornata a sedere. E Aglae le posa la testa sui ginocchi e bacia la mano di Maria e poi geme. Mi riconosceranno. Oh no, non temere, risponde Maria. Il tuo abito era ormai troppo noto, ma io ti preparerò per questo tuo viaggio, verso il perdono, e sarai come una vergine che va a nozze, diversa e ignota per la folla ignara del rito. Vieni, ho una piccola camera presso la mia. Vi hanno alloggiato santi e pellegrini, e
desiderosi di andare a Dio. Ospiterà anche te. Qui c'è da presumere che questa fosse la stanza di San Giuseppe, che hanno dimorato santi e pellegrini desiderosi di andare a Dio. Ospiterà anche te. Aglaia fa per raccogliere il mantellone e il velo. Lascia, dice Maria. Sono le vesti della povera Aglae sperduta, essa non è più. E neppure più deve di lei rimanere la veste, ha sentito troppo odio e fa male l'odio quanto il peccato. Ecco, queste parole sono assolutamente da meditare. Allora, nella cultura dell'epoca, molto diversa dalla nostra, questa ragazza era veramente una peccatrice, peccatrice proprio in senso forte. Ma attenzione a tutto quanto quel contorno che lei ha dettagliato molto molto bene, cioè come bisogna trattare un peccatore. Voi sapete, adesso stanno discutendo la legge sull'omofobia, tutte queste cose qui. Ma allora, per noi figli di Dio, possono fare anche 300 miliardi di legge, d'accordo? 300 miliardi. Anche una persona che si discosta oggettivamente dalla volontà di Dio, cioè pecca, non può e non deve essere non soltanto oggetto di violenze o cose di questo genere, che per noi non esistono proprio, ma non deve essere neanche oggetto di odio, né di attacco, né di discriminazione, né di nessun genere. Questo per noi deve essere, come dire, non c'è bisogno di nessun tipo di legge, cioè le leggi, se vogliono fare queste cose qui, che a mio avviso sono provvedimenti del tutto ideologici, d'accordo? Quindi che non hanno tutta questa grande ragione di essere pericolosi per certi aspetti, perché le ambiguità sono sempre pericolose, nel senso che possono andare a far mettere un mare di guai anche chi fa un discorso molto pacato e meramente fondato sui principi, d'accordo? Evidentemente che poi dentro certi principi confessionali, cioè, alcune cose non possono neanche essere messe in discussione, no? Però atteggiamenti di odio, di disprezzo, ma anche dello stesso giudizio o di condanna verso i peccatori, non sono per nessun motivo lecito. Abbiamo l'episodio, come dire, edificante, eclatante dell'adultera nel Vangelo. Gesù, l'adultera del Vangelo, la difende. La difende dalle rimostranze e dall'odio di chi la riteneva una grande peccatrice colta in flagrante adulterio. Cioè, noi adesso, nel nostro contesto, insomma, figuriamoci, l'adulterio a livello evidentemente culturale e sociale, non certamente a livello di fede, perché l'adulterio è sempre un peccato mortale, oggi come ieri sempre lo sarà. Figuriamoci, no? Oggi è, come dire, ecco. È finito tutto, ma a quei tempi, ma Gesù la difende, non permette assolutamente, non soltanto la difende, ma è anche molto severo con gli accusatori, sulla base del principio che chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Allora, noi non possiamo odiare nessuno, primo, perché odiare in questo mondo non si deve. Secondo, perché noi non possiamo sapere, non possiamo sapere la storia, le vicende, le ferite che una persona si porta dietro, no? Cioè, anche fenomeni come dire, oggettivamente gravissimi. Un sacerdote, tutte le volte che una persona gli apre la coscienza, vede. E se è sacerdote, come dire, con un minimo di buon senso, dice: senti un po', se lo dice tra sé e se, ma se tu ti fossi trovato in quelle condizioni, tu pensi che avresti fatto diversamente? Questo dobbiamo sempre dirlo tutti e sempre. Quando San Francesco diceva che era il più peccatore di tutti, lo raccontava tante volte, Frate Leone diceva: ma scusa padre, ma per favore, no? Ma le bugie,
No, si dicono. Come fai a dire che sei più peccatore di tutti? Lui diceva, perché se Dio non mi avesse dato tutte le grazie che mi ha dato, io sarei molto peggiore del peccato di quanto ha peccato il più grande tra i peccatori del mondo. E lui era convinto di questo. Mentre io ritengo che se Dio avesse dato le stesse grazie a me, al più grande peccatore della terra, sarebbe diventato più santo di come sono diventato io. Per San Francesco questo non era un modo di dire o di farsi bello, di atteggiarsi ad umile. D'accordo? La nostra crescita interiore è proporzionata alla sincerità del nostro cuore. Salmo 50 dice tu vuoi la sincerità del cuore. Cioè tu questa cosa la devi pensare realmente, te ne devi persuadere. Tu dici, eh sì, e no, ma io non sono mica peggio di uno che fa del male ai bambini. Sicuro che non sei peggio di uno che fa del male ai bambini? San Francesco si riteneva peggio di uno che fa del male ai bambini, sicuramente. Anche se evidentemente non ha mai fatto del male a nessun bambino. Si capiscano sempre bene queste cose. Io sto cercando di spiegarle in maniera di evitare qualunque tipo di equivoco. Ma l'odio verso il peccatore non fa altro che incattivirlo ancora di più, non solo incattivirlo ancora, a volte lo incattivisce ancora di più. Altre volte, se questo poveraccio, come questa povera disgraziata, sta cercando di avvicinarsi a Dio, è capace di bloccare questo processo di avvicinamento e di portarlo alla disperazione. E se noi dovessimo andare dall'altra parte, io quando penso a queste cose dico, Signore mio, fammi morire prima del tempo, Io sono pure un prete. E se noi dovessimo andare all'altra parte, dovessimo incontrare qualcuno che dice, a causa di quella cosa che mi hai detto, a causa di quel giudizio che mi hai fatto, io non ho più messo piede in chiesa, io mi sono disperato, ho pensato che Dio non mi avrebbe perdonato mai, o cose di questo genere. E come ci sentiremo noi? Quindi la nostra condanna di ogni male, di ogni peccato è ferma e radicale. Ma nella consapevolezza che il peccato produce male, da esso non viene niente di buono. Ma è tanta l'intransigenza, l'intransigenza che non si annacqua la dottrina, non si annacqua la verità, in nessun modo. Chiarezza assoluta, precisione assoluta e anche fermezza assoluta sui principi. Ma quando ci abbiamo davanti le persone hanno tutte quante diritto al nostro amore, anche al nostro rispetto, anche alla nostra benevolenza, anche se sono cattive. Perché forse il nostro amore, la nostra bontà, la nostra benevolenza, che non è mai, attenzione, dire bravo a una persona che ha peccato o fargli l'applauso se fa una cosa brutta, non è questo. D'accordo? Ecco, ma quantomeno è astenersi dall'odio, dal disprezzo, dall'indifferenza, dal farlo sentire un deficiente, dal mostrarsi come superiori o cose di questo genere. Ecco. Così faremo sempre una grande opera di sostegno a ciò che la misericordia e l'amore di Dio già fanno a favore di questa anima perché possa lasciare il proprio mondo di tenebra. Ecco. Escono nell'orto oscuro, concludiamo, dobbiamo chiudere anche questa puntata, entrano nella cameretta di San Giuseppe. Maria accende la lucernetta che è su una mensola, carezza ancora la pentita. Vedete? Carezza la pentita. L'amore è anche percepibile. Adesso in questi brutti tempi di questo virus, questa è proprio una cosa brutta. Ma la riscoperta dei gesti che trasmettono in maniera pulita, bella e sana l'amore è fondamentale. La Madonna la carezza. La carezza è una cosa importante, eh? Anche tra marito e moglie, se mi posso permettere, insomma, quindi mi raccomando. Chiude la porta e con la sua triplice fiammella si illumina per vedere dove portare il mantello struscito di Aglae, a ciò nessun visitatore domani lo veda. Vedete come la Madonna
anche provvede a che qualunque sguardo indiscreto, curiosone, sia stoppato sul nascere, quindi via il mantello e gli indizi della presenza con lei di questa persona, quindi anche il senso del rispetto che la Madonna ha, della riservatezza, altre cose fondamentali, anche questo nostro mondo, la riservatezza e il rispetto, zero assoluto, ci stanno 3.000 garanti della privacy, ma la riservatezza oggi è assolutamente, non soltanto violata, ma è autoviolata. Pensate a alcuni talk show dove la gente va a raccontare, a mettere in piazza storie scabrose, tutti quanti gli affari propri, insomma, a litigare in pubblico, quindi evidentemente questi poverini non sanno quello che fanno, no? Però sono veramente segni dei nostri brutti tempi, insomma. Qui si respira un pochino di aria pura, con un pochino di luce divina, e speriamo di imparare tutti. La figura di Maria, Madre di Misericordia, appare qui viva e palpitante. La Madonna presentò poi a Gesù nella casa di Simone lo Zelote la penitente Aglaia, dicendo: ecco figlio colei che ti cerca da tanto tempo, ascolta, e si ritira. Aglaia si inginocchia ai piedi di Gesù con un grande scoppio di pianto. Gesù la consola e l'assicura dell'amore e del perdono di Dio per lei. Gesù poi, dietro sua richiesta, la consiglia di ritirarsi in un luogo deserto. La manda a fare penitenza nel deserto. Ivi, le dice Gesù, morirà ora per ora la tua carne e per volere della tua volontà. È quasi un anno che sta morendo. Quando sarà tutta morta, io ti chiamerò. Quindi, vedete anche qui, no? La sicura dell'amore e del perdono di Dio. Però 26 anni di vizio, bisogna adesso ripararli, cioè ha cominciato a stroncare, ha cominciato a combattere, ma qui deve pulire tutto, morirà ora per ora la tua carne e per volere della tua volontà. Quando sarà tutta morta, io ti chiamerò. Quel ti chiamerò non si capisce se ti chiamerò perché ti porto via dalla terra o se ti chiamerò alla mia sequela. Questo non è chiaro dal contesto. Aglaia bacia i piedi di Gesù e poi parte, dopo aver scambiato alcune parole con Maria. Gesù la benedice e poi chiama sua madre, la quale si presenta e gli dice: l'hai fatta felice, figlio mio. È andata con fortezza e con pace. Questa è l'edificante storia di Aglaia, questo è il ritratto e l'icona, uno dei ritratti e una delle icone della infinita misericordia, bontà, tenerezza e amore della nostra divina Maria. Alla prossima puntata, una santa notte a tutti. Ave Maria.